Oggi siamo qui a Villar Perosa, al Museo della Meccanica e del Cuscinetto, per fare un focus su quello che è il turismo del Pinerolese. Il consorzio turistico Pinerolese e Valli, che conta circa una settantina di soci, di tutte le valli, Valpellice, Chisone, Germanasca, Valnoce, Piossasco e Pianura Pinerolese, sta lavorando sodo per portare questo territorio fuori dai nostri confini, perché dobbiamo farci conoscere ulteriormente, dobbiamo fare squadra, ed è quello che per fortuna si sta davvero facendo, non soltanto tra operatori ma con amministratori, associazioni, insomma con tutti coloro che il territorio lo vivono assolutamente. Obiettivo di oggi è appunto quello di lavorare partendo dalla storia, quindi questo museo è storia industriale di questo territorio, che adesso non è più industriale ma si sta innovando, quindi la meccanica dell'innovazione, perché puntiamo, utilizzando ciò che la storia ci ha lasciato, a far crescere il nostro territorio dal punto di vista turistico. Risorse, abbiamo molte risorse umane, abbiamo molte risorse legate alla storia, alla cultura, cultura industriale, cultura, mi viene in mente il Museo della Cavalleria piuttosto che il Forte di Fenestrelle, la storia della cultura valdese, abbiamo la cucina, l'enogastronomia in generale, quindi voglio dire, non ci manca nulla, dobbiamo solo convincerci che abbiamo tantissimo e lo dobbiamo mettere a disposizione del mondo. Quindi esiste ancora la cultura dell'accoglienza? Assolutamente, ci stiamo lavorando anche lì per migliorarla sempre di più, che non vuol dire che dobbiamo diventare tutti stellati o come dire alberghi di lusso, però stiamo lavorando per offrire a chi viene a trovarci tutte le possibilità di fruibilità. Lavoriamo molto anche sul turismo sostenibile, abbiamo preparato due pacchetti fantastici anche per la disabilità, quindi riusciamo a portare sulle montagne, grazie alle associazioni di guide naturalistiche, coloro che magari hanno difficoltà motorie o, per dire, ipovedenti, che hanno piacere comunque di godersi la natura. Quindi davvero un turismo a 360 gradi.